Stop. Ecco fatto. Ecco fatto. Ok. Eccola là. Ecco fatto. Ok. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Ilenia che viene per una problematica più particolare, infatti una problematica di fibromialgia che è una condizione molto spesso fraintesa da mio avviso, ovviamente per la mia esperienza. Faremo per lei un test nuovo, molto particolare, si chiama Veda Pulse, faremo un esame letteralmente HRV del cuore che però farà una diagnostica bioenergetica di tutto il sistema. Ti chiedo cortesemente Ilenia di metterti seduta. Guarda, qui, anzi scusami, qui un po' più a destra, qui, grazie. Perfetto, adesso proviamo. Ti faccio vedere subito una cosa, mi dai il braccio, spingi verso il tetto, ok, gira la testa solo per metà, spingi in alto il braccio e vedi subito che cede, ok? Se io ti lo giro dall'altro lato, spingi, non cede. Quindi sappiamo intanto che dall'esame che abbiamo fatto è vero che la cervicale alta, prima cervicale, diciamo, è in disfunzione. In questo caso però sappiamo anche la lateralità sinistra, ok? Adesso per iniziare la voglio sbloccare subito, ok? Così ci togliamo il pensiero. Non senti altro che un piccolo click indolore, completamente, giuro, morbida. Guarda solo con gli occhi, in alto a sinistra. Ora in basso a destra, morbida, ecco fatto, fatto, visto? Ci siamo tolti subito il pensiero. Ruota un po' a metà, spingi in alto il braccio e non cede più, vedi? Detto questo, ti devo chiedere un paio di cose. Puoi venire in piedi qua davanti a me un secondo? Per la prima volta nel canale testeremo dei muscoli, ma non tanto per il sistema, diciamo, organico, ma per il sistema energetico, ok? Quindi testerò questi muscoli che sono legati all'ipofisi a livello bioenergetico, spingi all'esterno e sono debolissimi, era normale perché c'è appunto un conflitto. E fammi vedere anche questi muscoli legati in generale all'area energetica del midollo, spingiamo indietro, è super, proprio super deboli, mantieni qua, spingi indietro. Ok, usiamo la kinesiologia applicata in un modo più particolare, quindi facciamo un esame più bioenergetico. Adesso passerò un attimo invece al sistema effettivamente fisico. Testiamo gli altri muscoli legati alle zone, diciamo, endocrino-immunitarie, ok? Prima testiamo il sistema della tiroide, ok? Spingi verso l'esterno ed è forte, non è niente. Spingi verso dietro, timo. Niente, assolutamente, pancia in su. Ottimo. Sistema pancreas, spingi verso di te. Qua c'è qualcosina. Spingi verso di te. E l'avevamo già visto. Il sistema pancreatico, ovviamente, il sistema milza, pancreas, stomaco e medicina cinese sono un po' la stessa cosa, anche se la milza è solo veramente a livello energetico, non c'entra niente con quello che guardiamo in questo momento. Guardiamo intanto questa componente proprio nell'asse, ok? Ipofisi, surrene, eccetera. Ti chiederò di resistere alla mia forza, qui, spingi. Questo è forte per le surrenali, resisti, ottimo. E il sistema urogenitale, spingi di là, è debole, ok? Hai problemi al ciclo ogni tanto? Sì. Esatto, spingi all'esterno. Ok, toccare con una mano questo punto qua, che è legato in kinesiologia applicata ovviamente all'ipofisi, ok? Vediamo se si rinforza tutto. Spingi all'esterno e subito vedi che si rinforza tutto, spingi, ottimo, non c'è nessun tipo di debolezza. Qui c'era debolezza, spingi verso di te, non c'è più, vedi? Spingi all'esterno, non c'è più, proprio per nulla. Togli la mano, spingi all'esterno, subito cede, verso di te, subito cede, eccetera, ok? Eseguirò una tecnica che non ha assolutamente lo scopo di correggere, viene un po' più indietro, ovviamente non c'entra niente con quello che stiamo facendo, correggere
effettivamente l'organo, eccetera, non c'entra assolutamente niente, però sono delle piccole correzioni kinesiologiche che si fanno sul cranio che aiutano diciamo il sistema membranoso interno ad avere una stimolazione che porti un beneficio almeno dal punto di vista funzionale. Ti posso chiedere di darmi per favore qui il braccio, spingi indietro, mantieni questa mano qui per piacere, spingi indietro, subito cedi, ok? Ti chiedo solo di rilassare il braccio, seguirò delle piccole spinte. Ricordo che a livello chiaramente fisico l'ipofisi si trova nella sella turcica, che sarebbe posizionata proprio al centro superiormente dell'osso sfenoide, che è quello che diciamo lateralmente è palpabile con le nostre tempie. Ok, vediamo adesso, fammi vedere se già è bastato questo tipo di stimolazione. Spingi verso di te, super forte, verso di te, super forte, spingi all'esterno, super forte. Adesso andiamo a controllare invece la vescica urinaria a livello ovviamente kinesiologico, ripeto, ok? Il muscolo associato alla vescica urinaria a livello bioenergetico è il muscolo tibiale anteriore. Ti chiedo di spingere col piede in alto, forte, sì, ed è debolissimo, l'avevamo già visto sul programma, aveva ragione, spingi, totalmente debole. Andiamo a creare una stimolazione al di sopra ovviamente delle ossa pubbliche, qui sull'osso superiormente, che ci sono i punti neurolinfatici, ok? Aspetta, vado anche giù, scusami, non ti seccare, morbido, ok, perfetto. Diciamo delle piccole stimolazioni nella parte superiore. Per qualche secondo. Spingi in alto il piede. Adesso spingi. Fortissimo. Spingi in alto. Super forte, vedi che magia, ok? Adesso voglio fare un'altra piccola magia. Sappiamo che la fibromialgia è legata tantissimo a piccoli traumi. Hai 23 anni, mi pare di aver capito, giusto? Ok, voglio chiederti un attimo di sederti verso di là. Dammi questo braccio. Spingi in alto forte. Chiudi gli occhi per piacere. Potresti per favore pensare a questo trauma? Solo fai una foto nella tua testa, ok? Ce l'hai? Spingi in alto. Come puoi vedere, subito il tuo corpo ti fa cedere, ok? Chiudi gli occhi di nuovo. Per favore, fai ancora questa foto mentale, va bene? Ce l'hai? Sì? Spingi in alto, ovviamente ritorni a cedere. E continua per piacere. Spingi in alto. No. Spingi. No. Spingi. Eccola qua. Questi sono dei punti specifici ovviamente proprio della medicina tradizionale cinese. Questa zona ci indica che c'è effettivamente, cioè questa cosa ha creato molta ansia, giusto? Ho ragione? Ti posso chiedere di toccare quel punto lì? Ok, l'ansia è diciamo collegata secondo la medicina cinese al cuore, ok? E io adesso farò anche una cosa interessante. Metterò degli occhiali così che lei possa avere una correzione. Ti chiedo di mettere qui gli occhiali ad occhi aperti, per piacere, ovviamente. Anzi, prima ti faccio rivedere ad occhi aperti, fai la foto mentale per piacere del tuo trauma, spingi in alto, cederai, metti gli occhialini, occhi aperti ovviamente, fai la foto mentale, spingi in alto, non cedi più, ok? È incredibile, però è così, ok? Fammi dei bei respironi, concentrandoti sul tuo trauma, butta l'aria, respira. Butta l'aria, respira, butta l'aria, ok, sfruttiamo ovviamente tante tecniche differenziali, ok? Adesso ti chiedo di darmi gli occhiali, chiudi gli occhi, pensa al tuo trauma, spingi in alto e non cedi più. Ora attenzione, sia chiaro, non è che io vado ad eliminare il tuo trauma, improvvisamente stiamo facendo una psicoterapia in 2 secondi, non c'entra niente con tutto ciò. Ti chiedo di metterti a pancia in giù. Prego.
c'è una leggera diminuzione a sinistra dell'altezza del bacino. Sbloccherò delle parti senza andare a infierire sui muscoletti, che sono sempre un po' tesi con la fibromialgia. Ecco fatto. Molto bene. Questo punto fa male, giusto? Sì. Respira. Respira. Butta, è un punto riflessologico dell'ipofisi. Respira, butta, respira, butta. Fa meno male già, giusto? Sì. Perfetto. Dammi qui. Di nuovo per piacere. Respira, fa male, butta, respira, butta, respira, butta. Ottimo, giù. Mettiti sul fianco, per favore, verso il giardinetto, che c'è una cuscina. Dall'altro lato, cortesemente. Di qui, eccoci qua. Vorrei farti ragionare sulla meravigliosità, ok, di un lavoro multidisciplinare. Quindi quando ci sono delle condizioni del genere, il fatto di poter lavorare in team, ok, su di te, dove tu sei il centro, ok, non è il centro il dottore, ok, è stato un grandissimo piacere conoscerti. Per oggi io fermerò il lavoro, va benissimo così, perché ritengo opportuno darti tempo anche di metabolizzare quello che è stato fatto. Non esageriamo, ok, sulle stimolazioni. Vieni pure indietro. Grazie. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui Greta che viene da noi per un problema molto interessante, una forte tensione della cervicale cronica che si porta da tanto tempo. Ho da fare dei piccoli test per vedere innanzitutto se questa problematica deriva effettivamente dalla stretta dei denti, dal bruxismo o dal serramento dentale, cosa probabile ma non per forza, o se viene da altre strutture. Ti chiedo per favore, Greta, di metterti qui davanti a me. Guarda solo i quadratini, appoggia i denti l'uno con l'altro, spingi, e non c'è nessun cedimento, quindi non ci sono, diciamo, cortocircuiti nel sistema. Allora dobbiamo andare a cercare altre strutture. Posso chiederti di mantenere il braccio forte, spingi in alto, ok, guarda cortesemente il mio dito, ok, vediamo se gli occhi hanno un problema. Guarda, spingi in alto e subito, ecco, questo è interessante. Ora farò dei test più approfonditi ovviamente per questa problematica. Ti chiederò però un'altra cosa, se soffri di nausea. Con la cervicale sì. Ecco, quando ti vengono gli attacchi, sì, ti vengono le nausee. Dimmi una cosa, se quando giri la testa e guardi dal lato opposto si sdoppiano gli oggetti. Sì. Ecco, questo si chiama diplopia. Sì. Lo possiamo fare come test, ok? Se dipende dalla cervicale lo si risolverà subito, perché lo sblocchiamo, ok? Hai ogni tanto difficoltà a mettere a fuoco? Perché il nervo lacrimale alla fine di una giornata può essere, può capitare, tipo che hai difficoltà, stanca, sì. Esatto, perché spesso sappi che siccome il nervo lacrimale innerva anche il cristallino, ok, è parte, diciamo, in gran parte della cervicale alta, questo nervo, se ci sono dei blocchi cervicali può portare a queste problematiche. Allora ti devo chiedere una cosa, fissa cortesemente questa paperella, mi piace la paperella. Ora ti chiedo di girare la testa verso la tua destra, completamente, finché guarda il più possibile, guarda con gli occhi la paperella, la vedi doppia? Un po'. La vedi già subito doppia. Gira la testa dall'altro lato, per favore. Questa? Guarda qui, la vedi doppia? Sì. La vedi subito doppia, questo è molto importante, perché se lo faccio io la vedo singola, non ho un problema, giusto? Anche vi porto gli occhiali, perché è un altro problema completamente diverso. Allora guarda un po', dammi per favore il braccio, quindi ripetiamo un attimo il test, spingi in alto
subito cede. Vediamo però quale occhio effettivamente è in difficoltà. Ti puoi coprire l'occhio sinistro, tienilo comunque aperto, guarda qui, spingi in alto e subito qua cedi, spingi, cedi completamente, proprio ti dà fastidio. Fai l'opposto per piacere. Spingi in alto, in realtà cedi con tutte e due, questa è una cosa interessante. Hai avuto mai dei traumi in testa, per esempio, Quando ero oppure? piccola ho una cicatrice qua. Oh, guarda, interessante questa. Questa è proprio molto interessante. È stato proprio un Sì, contro impatto il muro. contro il muro Mi hanno dato proprio. tanti punti, sì. Ai, quanti punti hai avuto, te lo ricordi? No, ero piccola, 4-5 anni, non mi ricordo. Ok, quindi comunque è Però stato importante abbastanza. nella crescita, proprio giusto, giusto Sì. là. Tappati l'occhio destro. Ok, mi dai il braccio? Al solito, guarda, spingi in alto. Ok, mantienilo qua per favore. Se io vado a stimolare un attimo la cicatrice, ok? Guarda sempre qua, spingi e non c'è di più. Era chiaro, c'è un problema di cicatrice importantissimo. Probabilmente proprio l'impatto ha creato la predisposizione a problematiche proprio importanti, interessanti anche a livello posturale oculare, ok? Guarda qui, spingi e non c'è di più. Vedi un po', è incredibile, però è proprio quello il tuo problema. Allora ti chiederò di metterti a pancia in su, ok? Devi Un po' sapere che più appunto sopra. le nausee, sì, grazie, le nausee dipendono da cosa? Dal fatto che che innerva lo stomaco e tutti gli altri organi, che si chiama nervo vago, ok? Passa subito davanti alla prima vertebra cervicale, ok? Intanto sappi che tutti gli organi, ok, come tutti i muscoli, mandano informazioni al midollo e poi dal midollo al Sì. cervello, giusto? Ora ci sono dei muscoli specifici che sono legati spe nello specifico a qualche organo in particolare. Per esempio, ora a livello kinesiologico ti sto testando i muscoli, si chiamano gran pettorali clavicolari, che sono Ok. legati allo stomaco. Ti chiedo, guarda, solo di girare la testa, ok? Spingi all'interno, si va a creare subito la debolezza. Perché tocchiamo, Sì, sicuramente infatti si tocca il bella nervo cosa. e ci succede tutto. Questo si può non solo sistemare, ma anche può risolverti la problematica anche della nausea, del mal di collo, mal di testa. Prenderò, guarda, un magnete, ti posiziono un attimo, cuscino meglio, sacre. Metto questo magnete semplicemente a livello della fuoriuscita a sinistra, ovviamente, di questo nervo, e vediamo se la stimolazione che dà, spingi. Vedi, non è da questo lato, non c'è niente, te lo faccio vedere sicuramente dall'altro lato. L'ho fatto apposta perché già lo immaginavo. Spingi all'interno, pamete, ok? Quindi hai una problematica del nervo vago di destra, ok? La prima cosa che dobbiamo fare è vedere se da pancia in su hai la stessa precisa cerevolezza muscolare quando io stimolo l'occhio, ok? Quindi ti chiedo di darmi il braccio, spingere in alto per far vedere che il braccio funziona perfettamente. Paperella, che è la mia preferita, spingi in alto e come potete vedere, spingi, non cede e è assolutamente normale, ok? Perché? Perché da queste posizioni è lecito mettere dei disturbanti per ricreare la posizione, diciamo, come se appunto stimoliamo il sistema nervoso a dimenticare i compensi, ok? Guarda, da questa posizione spingi in alto. Spingi forte, ok? Guarda qui, spingi in alto, cedi, ok? Ritorna alla normalità. Queste sono cose importantissime da dire. Detto questo, ti chiedo per piacere di toccare la cicatrice, proprio toccala bene, così. Ti chiedo anche di aiutarmi tu stessa. Dovrai tenere qui, ok? In questa specifica posizione la tua paperella, quello che è. Dammi la testa così, semplicemente io ti chiedo di guardare, fissare bene, non lasciare mai, e farò delle piccole stimolazioni si chiama IRT, Injury Recall tecnica di richiamo del trauma. Andiamo semplicemente a sbloccare, a stimolare in flesso estensione la testa, perché è un trauma sovraclavicolare, se no avremmo usato i piedi, che usiamo comunque per una questione di precisione. Aspetta un attimo, anche se è superfluo, ma facciamo lo stesso. Guarda per favore, avvicinalo, avvicinalo, avvicinalo. Ora allontanalo, avvicinalo, allontanalo. Bravissima. E adesso, morbida, ti faccio rivedere, mi dai il braccio, spingi. Ok? Guarda qui, spingi in alto, non cede più, già da subito. Ok? Questo intanto è molto importante. Vieni un po' più indietro, grazie, sì.
Perfetto. Oh, ottimo. Vedi quanto sei tesa, soprattutto proprio qua dove ti dicevo, c'è proprio un blocco importante qua. Mamma mia, proprio. Fa anche male, infatti. Qua niente, vedi? E qua un sacco, però proprio tantissimo. Anche allora, aspetta, vediamo, qua fa male? No. No, qua tantissimo. Sì. È proprio tanto. Allora, ti chiedo per piacere, io mi metterò in questa posizione, ok? Semplicemente per i muscoli. Sì. Chiudi gli occhi, ok? Io posizionerò un attimo la mano qui. Lavoriamo proprio la componente intanto muscolare insieme, occhio sinistro, cervicale destra, subocipitale destra. Ok, ti chiedo di girare leggerissimamente la testa. Okay. Faremo il piccolo click, totalmente indolore, totalmente sicuro, quindi super tranquilla. Ti chiedo di guardare con gli occhi il computer lì, morbida, per fare la testa sempre morbida, ok? Perché non senti nessun dolore, te lo prometto, ok? Senti solo il rumorino. Lo so che ti spaventi, quindi non c'è motivo di farlo, se stai tranquillo. Guarda lì, ora guarda me e sentirai il click. Ecco fatto, visto che non c'è nessun dolore, ho ragione, la paura c'è sempre. Adesso guarda, ti faccio vedere, qui non c'era nessun dolore, giusto? Sì. E ora però qua molto di meno, già da subito. Tantissimo. Tantissimo, vero? Questo è molto importante. E ti faccio anche vedere un'altra cosa, ti ricordi che ti ho testato il nervo, no, con il magnete? Sì. Quindi io metto il magnete nella zona, ti ricordi, no, che faceva cedere i tuoi muscoli legati allo stomaco? Mi dai per favore le braccia? Mantieni così, spingi all'interno e le braccia, non c'è problema. Ok? Però non c'è più problema di compressione involontaria. Da questa precisa e unica tecnica che ti ho fatto, voglio fare un test. Puoi risederti, per favore? Ti posso chiedere per piacere se rigiri la testa verso di là? Guarda per piacere qui, lo vedi doppio? No. Ah, vedi un po', girati dall'altro lato, guarda qui, lo vedi doppio? No. Contenta? Esatto, già da subito. Quindi andiamo a rimetterci a pancia in su, farò dei test per quanto riguarda la muscolatura, ok? Piega le gambe tutte e due, no normale, appoggia, sì. Mi dai le braccia per favore, ritesto i muscoli però per un altro motivo, spingi all'interno, ok, solleva la testa, spingi all'interno le braccia e qua già subito c'è una cedevolezza, quindi già iniziamo con una cosa importante da sistemare. Mi dai la testa, la mettiamo in questa posizione, ti chiederò di spingere in avanti e mantenere la mia mano ferma qui, vai, 1, 2, 3, lo so è difficilissimo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, riposo, aspettiamo qualche secondo, 3, 2, 1, via, spingi di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spingi, 7, 8, il 100% della tua forza, 1, 2, 3, riposo. Fletti la testa, spingi in alto le braccia e non cedono più, ok? Adesso da questa posizione girala, spingi, ottimo, dall'altro lato, spingi, super. Ti chiedo di flettere, di estendere una gamba. Questa tecnica è particolare, si chiama... si chiama letteralmente pinch roll yaw test, ok? Spingi all'interno, ottimo, ci serve per vedere tutte le difficoltà al contrarre le gambe che si possono creare nella muscolatura cervicale, spingi, ok, qua non c'è niente, porta un piede proprio a cadere da un lato e uno dall'altro, esatto, estendiamo la testa, spingi, ottimo, ti chiedo per piacere di flettere di nuovo come prima le gambe tutte e due. Fai cadere tutte e due le ginocchia a destra. Solo le ginocchia, non i piedi. Esatto. Ferma la testa, spingi all'interno. Ottimo. Giriamo così, spingi. Qua subito debolezza. Questo vuol dire che dobbiamo compensare lo sblocco, ok? E sbloccare leggermente qualcosa in più. Ferma così. Rilassa. C'è qualcosina in più, capito? Guarda con gli occhi a sinistra. Guarda me. Eccola là. Vedi che c'era? Gira di qua. Le braccia. Spingi, gira bene, spingi e non cede più, vedi? Controlliamo subito l'occipite che come potete vedere è molto slittato, ok? E si deve assolutamente sistemare.
gira la testa di qua, attenzione. Ok, morbidissima, rilassa. Stop, lo so, hai ragione, è fastidioso. E adesso è super dritto e perfetto. Ok, ottimo. Vediamo il bacino. Che appunto per forza di cose aveva una scevolezza. Male? No. Un bel respirone, butta l'aria, rilassiamo bene. Perfetto, ottimissimo. Hai mai sbattuto il coccige? No. Perché è leggermente stortino, vedi? Si vede dalla camera, sì? Questo qui dobbiamo andare a sistemare. Ti devo chiedere una cosa, guarda, aspetta un attimo. Dammi solo la gamba, un attimo giuro con la testa. Se io ti chiedo di spingere un attimo qua, spingi, ok. Se io tocco qua, spingi, non, spingi forte e cede completamente. Vedi, questo è un problema. Spingi. E qua no, quindi cede tantissimo sul lato destro, ok? Tanto tanto, sì. Eccolo, vediamo un po', spingi di nuovo, non cede più, fammi vedere un attimo. Sì, in effetti subito, proprio istantaneamente si corregge, non so se si vede bene. Ma la cosa che mi interessa è un'altra. Posso chiederti, guarda, di toccare con una mano qui e con l'altra qui, senza che le mani si tocchino tra loro, due dita per favore. Ok. Esatto, così, senza che si toccano le dita. Giù la testa. È una tecnica per vedere se ci sono dei residui traumatici o anche emotivi, ok? Spingi e subito cede, proprio è automatico. Diamo una stimolazione, spingi e non c'è di più. Queste sono delle tecniche importantissime che, tra l'altro, devi sapere, possono centrare molto anche con i mal di testa, ok? Se io tocco, guarda, qui fa male, ma niente di trascendentale, giusto? Sì. Se io metto un magnete sul coccige, vedi? Mm-hmm. Qui aumenta il dolore, vero? Sì. Tanto, eh? Sì. 5 secondi, 2, 3, 4, 5. Scusami per il fastidio, si chiama interconnessione neurologica, ok? Il mm-hmm. coccige ha un'interconnessione con la protuberanza occipitale esterna, ok? Inion, ok? Che chiaramente si trova a livello dell'occipite, al centro, ok? Ti chiedo di girarti un attimo sul fianco verso di me, stiamo quasi per finire. Dammi le due gambe, questa la estendi per favore, la gamba sotto, questa la mantieni così, esatto, ferma così, non c'è nient'altro da dire. Posso chiederti di mettere solo la mano qua? Sì. Lascia morbida, faccio tutto io, così, tieniti bene qua, morbida, ok? Dall'altro lato, per favore. Esatto, questa la estendi, questa la dai a me, morbida, eccoci, morbida, ecco fatto. Ti dico già da subito, per il lavoro che è stato fatto, è abbastanza normale se ti venisse qualche piccola tensione o mal di testa, magari oggi, domani, non succede niente, assolutamente è normalissimo, non normale, perché abbiamo rinforzato, ok, soprattutto dei muscoli oculari. Dovesse per caso venire un mal di testa, è legato al fatto che si stanno rinforzando i muscoli e quindi non è affatto, ok, strano, anzi è più che lo lecito e normale, anche perché abbiamo dovuto sbloccare delle cose un po' più interessanti, ok? Però vedi che non hai più nessun tipo di diplopia, letteralmente, e ti assicuro, guarda, guarda qui, spingi in alto, il braccio non cede più, i tuoi occhi stanno lavorando in sinergia, e quindi questa è la cosa più bella che possa essere.